Sono arrivati in forza carabinieri e vigili del fuoco all'abbazia di Santa Bona a Vidor, ma il sopralluogo previsto ha dovuto attendere qualche minuto perché il cancello d'ingresso della tenuta era chiuso fino a quando il conte Alberto De Sacco, ovvero il proprietario, si è presentato per consentire l'accesso agli inquirenti e tenere lontane troupe e obiettivi. Sono dunque da distanza di sicurezza le immagini che documentano quanto avvenuto in mattinata. Tre vigili del fuoco si sono calati dalla terrazza panoramica per mappare la scarpata sottostante. Sono scesi fino al greto del Piave cercando qualsiasi traccia possibile di un eventuale passaggio di Alex Marangon. Ricerche che seguono i primi sopralluoghi di due giorni prima, anche se sono passate quasi due settimane, dalla notte fra il 29 e il 30 giugno, quando il giovane barista di Marcon stava partecipando a un ritrovo sciamanico nell'abbazia. Lo stesso teatro in cui proprio la mattina di domenica 30 era stato festeggiato un matrimonio, senza contare le forti precipitazioni avvenute nei giorni successivi anche durante le ricerche del corpo di Alex. Anche se la scena è decisamente alterata, ogni possibile traccia va comunque cercata con un occhio di riguardo alla terrazza panoramica verso il fiume Piave, ovvero il punto da cui il barista potrebbe essere caduto nel Piave come inizialmente era stato indicato, oppure spinto da qualcuno, come l'esame autoptico aveva parzialmente suggerito, dalle particolari lesioni presenti sul capo di Marangon. Indizi tra rovi e arbusti disseminati fra l'abbazia di Santa Bona e il letto del fiume, monitorate anche con l'utilizzo di un drone dall'alto per una migliore visione sulla scarpata le sponde del fiume, dove è proseguito fra il passaggio di vigili del fuoco e carabinieri con i loro mezzi e gommoni, ma a poca distanza dai tradizionali bagnanti distesi al sole cocente, tenuti lontani a lungo da piogge e forti precipitazioni dalla spiaggetta di sassi a ridosso dell'abbazia. Abbazia che non è stata posta sotto sequestro, mentre, oltre ai sopralluoghi, continuano le audizioni dei testimoni per stringere al più presto il campo sulle diverse piste seguite. Alex è caduto o è stato spinto? Intanto, dopo due settimane dal momento della tragica scomparsa, la cittadina veneziana di Marcon si prepara al funerale dello sfortunato giovane, fissato per il pomeriggio di sabato.